Tanti giocattoli, puzzle, automobiline, bambole, giochi da tavolo e molto altro sono stati consegnati questa mattina nel reparto di oncoematologia diretto dalla dottoressa Rita Greco, in quello di pediatria, dove a svolgere le funzioni di direttore c'è il dottor Antonio Spadano, che hanno sentitamente ringraziato la delegazione di volontari della sezione interprovinciale Pescara Teramo dell'AIL, il loro presidente Domenico Cappuccilli e la Sevel per la loro generosità. La Befana dell'AIL all'interno dell'ospedale di Pescara ha portato i giocattoli donati dai dipendenti della Sevel di Atessa e il presidente Cappuccilli, tracciando un bilancio dell'attività svolta nel 2018, ha ricordato di aver estinto il mutuo di casa AIL a Pescara, che è diventata di proprietà dell'associazione. Abbiamo avuto un'occupazione delle nostre stanze per 36.000 giornate di occupazione. Un risultato enorme, sottolineando che è tutto gratuito. Da noi non si paga una lira. Se qualcuno vuole fare un'offerta è ben accetta, se no non ci sono problemi. Ma per il 2019, se sarà riconfermato presidente nel corso delle elezioni in programma a gennaio, l'avvocato Cappuccilli intende acquistare una costosa e sofisticata apparecchiatura che consentirà di migliorare la cura dei malati oncologici. C'è un grande progetto di dotare questo ospedale di un'attrezzatura particolarissima per la ingegnerizzazione delle cellule. Questo professore che me l'ha proposto è uno che convenzionato con l'ospedale di Pescara, per cui vedremo, ma questa è l'intenzione.